l'isola d'Elba. Questi 223 chilometri quadrati di territorio selvaggio ci hanno accompagnato per tutta l'estate e continuano ad ospitare alcuni tra i più affascinanti eventi sportivi nazionali. Conquistador Escapa, gran fondo di mountain bike. Oggi siamo a Porto Azzurro, sul versante orientale dell'isola, e si spinge sui pedali. Da Conquistador Escapa prende il nome soprattutto per il dominio spagnolo che c'è stato qui a Porto Azzurro, un dominio spagnolo che vede instaurato un monastero di Monserrato. E proprio ripercorrendo le radici del nostro territorio abbiamo dato nome alla manifestazione Conquistador Escapa. In ricordo dei conquistadores spagnoli che in passato hanno regnato qui, oggi si gareggia alla conquista dei 60 km su 2100 metri di dislivello. Salite impegnative, anche se relativamente brevi, con pendenze che spesso superano il 20%. Le discese sono tecniche e divertenti, ma le scalinate nel centro abitato e altri single track rendono la gara semplicemente affascinante. Assaporiamo la gara, dando uno sguardo anche alla grande macchina organizzativa, che non si vede, ma che muove le fila di questa grande manifestazione. Oggi c'erano più di 100 volontari lungo il tracciato della gara. Senza di loro sarebbe impossibile. Ci vuole molto tempo, molta dedizione. Abbiamo portato avanti questo progetto perché è l'inizio di un percorso che ci porterà a segnare il nostro tracciato in un tracciato permanente, proprio per mettere in evidenza che all'Isola d'Elba possiamo vivere un bel clima e una bella atmosfera anche in questi periodi di bassa stagione. La mountain bike è pura adrenalina, mi piace perché non è monotona, ci sono sempre percorsi diversi, mi piace il rischio e se non rischi non è mountain bike, perché nelle gare di cross country soprattutto ci sono discese veramente toste e adrenaliniche e quindi a me piace molto per questo. Mi piace provare cose nuove, mi piace rischiare, se non c'è l'adrenalina non rischi. Sono curiosa, quindi buttarmi giù e basta. L'Isola d'Elba è bella per fare sport perché hai due possibilità, il mare e la montagna. Sport in generale, si può nuotare, si può andare in bici, si può correre, è un panorama bellissimo. Emozioni, curiosità perché scopri posti nuovi che solitamente non vedi quando vai ad allenarti a casa tua, però è veramente un bel posto, quindi emozioni, curiosità e anche adrenalina comunque, perché nelle gare se non c'è quello non vai avanti. Il nostro viaggio nel territorio elbano termina qui, al traguardo della Conquistador Escapa di Porto Azzurro. Nella piazza Matteotti, dove tutto è cominciato, ora si festeggia la fine. Tra mare e colline e tra la fatica delle due ruote, noi non possiamo fare altro che salutare quest'isola che per mesi ci ha ospitato e saputo regalare continue emozioni. Un ricco calendario di eventi che dalla primavera all'autunno ci ha fatto divertire e appassionare.